Ciao ragazze, video di review sui saldi e devo dire che ho comprato talmente di quelle cose che non rientrerei per niente nei 10 minuti. Questa è la seconda volta che faccio questo video perché mi sono bloccata per 5 minuti a pensare se stessi parlando dell'Urban Decay o della Too Faced. Stavo parlando della Too Faced. Allora, sono entrata alla Sephora e ho notato per la prima volta lo stand Too Faced e ho provato quel gloss che cambia colore a differenza del vostro umore, non so se adesso ve lo ricordate. E allora tipo erano quel tubicino è fatto così, con questo applicatore così. Allora ho fatto vicino a mia sorella, no, Teresa non esiste, io questo lo devo provare. Mia sorella mi fa, ma non è per niente igienico. Io allora, va bene, che ho fatto? L'ho messo così, l'ho messo sul dito. E l'ho provato perché dovevo provarlo, ragazzi, era obbligatorio. E l'ho provato ed era gloss trasparente. Poi, tipo, dopo un paio di minuti è diventato quel rosa magenta stupendo e dura tantissimo. Soltanto che poi, dopo tipo un'oretta, sono andata a mangiare il gelato, quindi, ma ce l'aveva ancora proprio come nuovo. Ed è bellissimo, cioè, lo comprerei se lo stesse di 16 euro. E poi ho visto la base per l'ombretto, il Too Faced Shadow Insurance, giusto? Sì, penso di sì. Adesso non mi voglio incacagliare come nello scorso video, come il video che ho fatto prima di questo, che però poi io ho stoppato comunque. E nulla, l'ho provato solo nella mano e vorrei acquistarlo. Non ora, però vorrei acquistarlo magari quando avrò il 10% dello sconto alla Sephora. A proposito, io avevo anche la carta, mi sono anche se la passi 4 volte hai lo sconto del 10%, mi sono dimenticata di passarla anche su speso 3,50 euro. Lo so, mi faccio pena da sola. Allora, in saldo c'era questo gloss, questo qui è un gloss ultra brillance ultra shine lip gloss. Questo ed è il numero che è 04. Il packaging cioè, è stupendo, è bellissimo davvero ragazze, molto 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 bello, e il colore è qualcosa di spettacolare. Stavo cercando di vedere, ma è made in Germany la Sephora, non lo sapevo, ecco perché è così bella. Allora, ne esce molto poco dall'applicatore. Ah, ha il classicissimo applicatore di questi qui normalissimi ed è un colore spettacolare per l'estate. Guardate quanto è bello, è davvero stupendo. È pieno di micro glitter, è bellissimo, mi piace tantissimo, l'ho già messo ieri sera, dura abbastanza devo dire ed è molto molto bello e l'ho comprato al misero prezzo di 3 euro. Poi alla cassa, visto che avevo comprato solo quello, è stata un po', avevo tipo un po' vergogna, però ho detto ma sì, ma le altre cose in saldo non ce l'hai, a parte tutti i lip gloss che però non mi piacevano sinceramente. Volevo qualche pennello, anche se li ho appena comprati, però ha detto la commessa che erano già finiti. Vabbè, alla cassa il commesso mi ha fatto prendere questa, che in pratica, da come ha detto Chiara, è una cosa stra inutile. Però al misero costo di 50 centesimi l'ho preso. Mi fa, si mette nella vasca e io gli dico, ma io non ho la vasca. E lì allora puoi metterla tipo quando fai pedicure, beh dammela anche se io non faccio il pedicure. Però ho detto, ma sì, la do a mamma che mamma lo fa sempre. Poi sono passata alla Kiko e in pratica la Kiko ci lavora mia cugina di secondo grado. E quando ho saputo che lei lavorava, lei sinceramente, io non è che mi sta molto simpatica lei. Però quando ho saputo che lavoravo lì, sinceramente mi sono arrabbiata così tanto perché ho fatto, ma lei non sa nemmeno cos'è la Kiko. Io dovrei esserci io lì. Peccato che sono ancora minorenne, però di certo, una volta finita la scuola, lo porto il curriculum, non mi interessa. E nulla, proprio ieri che non ho comprato niente, vabbè c'era lei. Io ho preso soltanto due cose, due misere cose, ho speso 4 euro, una cosa proprio misera, anzi non 3,90 euro. Figuratevi. Ho preso questa matita che è la 106, che è questo azzurro che ho anche su adesso sopra l'occhio,
questo colore qua, davvero davvero bello. Pensate che ieri era il primo giorno che sono andata alla Kiko con 50 euro in tasca e non ho preso niente. Scusate, non so perché sta vibrando la mano. Questa qua. Ed è un colore davvero davvero molto bello. La durata è la classica durata delle matite Kiko, non è tanta, sono sincera. Poi ho preso quello che indosso ora. E io non volevo prenderlo davvero. Volevo prendere un colore nude, però mia sorella mi fa basta con questi colori nude. E guardate cosa mi ha fatto comprare. Cioè, questo colore non l'avrei mai comprato, ragazze, ve lo giuro, guardandolo così. Lasciate che adesso è sudato, povero, povero rossetto. Ma è uno di quei rosa. Ah, innanzitutto è il 37. Ed è uno di quei rosa Barbie che tu dici no. Io quel rosa non lo indosserò mai. E se mia sorella ha fatto lo swatch sulla sua mano, ok, mi fa prendi questo, è stupendo. Io, ma io lo voglio provare, però alla Kiko davvero non è igienico, perché come fai a metterti un coso del genere sulle labbra? E l'ho preso quindi così, ho detto ma non starà mai bene sulle labbra, però vabbè, lo uso per far tutorial pazzi. Intanto mi piace tantissimo, ragazze. È il primo rosa rosa che io ho, perché tutti i rossetti che compro sono sempre sui toni del marrone. Non so perché, però li compro sempre sui toni del marrone. E quindi non cambio mai, sinceramente. E ho soltanto alcuni rossi, uno rosso che mi ha regalato una mia amica. E questo che è il rosa scuro, questo qua dell'Avon. Quello là rosso che mi ha regalato la mia amica, della Deborah. E del resto sono tutti marroni, davvero, cioè non so perché ho questa fissa del marrone. Questo è tutto, anche se non ho praticamente detto niente, ho impiegato 8 minuti. Ah, poi mi ha dato dei campioncini sulla crema, su creme per la cellulite e protezioni. E mi hanno dati 8-9 tipo. Quindi quando sono uscita ho detto, vabbè dai, ma allora non farà così male poi. Avere una cugina alla Kiko, cugina di secondo grado che non la sento mai, però vabbè. Io vi saluto, spero che in tante partecipiate al giveaway, perché, cioè, no, perché? Perché mi fa piacere se partecipate. Io vi mando un bacione grandissimo. Ah, a proposito, per le mie iscritte che vedono entrambi i video, scade il 31 ottobre, quindi di tempo ce n'è. Anche se la vincete adesso, la spedizione la volete fare a ottobre, avete ancora tempo. E io vi risaluto di nuovo, vi mando un bacio e me ne vo' a mare, anche se sono in quei orribili 5 giorni del mese in cui non vorrei essere una donna. Quindi vado a mare un po' a prendere un po' di sole, ma poi me ne torno perché non potendo fare il bagno non mi trovo per niente. Sono patetica. Vi saluto ancora e vi mando un altro bacio. Alla prossima!